certo. Le frasi di questo signore che dice... Il capo di Hamas che dice ho bisogno di far uccidere dei bambini sono palestinesi. Terroristi. Sono terroristi. Ma sì, Pietro, quello che sto chiedendo. Io sono intollerante. Non lo ha spiegato perché se io non sono d'accordo con Hamas. Scusi, io sono d'accordo. Bel Pietro, ma se noi ascoltiamo Ali, dobbiamo arrivare a una conclusione. Non vorrei ascoltare lei mentre sto parlando io, le spiace? Ho capito, ma... Le spiace? Lei sta parlando già da un bel po'. No, guardi, non sto parlando da un bel po'. Capisco che lei sia abituato a interrompere le altre persone. No, io sto non zitto, sono abituato. Ascolto anche quando lei dice delle sciocchezze, lasci dire a me le mie cose, abbia pazienza. Quella è una testimonianza agghiacciante di un capo terrorista che appunto, dice... voglio. Ma li faccia parlare, è capace di stare zitto? Una volta, in vita sua... Un capo terrorista che dice ho bisogno di far ammazzare la mia gente per cercare di suscitare la reazione di tutte queste persone che vanno in piazza a protestare, questa è la realtà, questo è terrorismo. Ma non l'ha ucciso. Lo capisce? No, non lo capisce. Allora, sentiamo bene i fake.